Salve gamers e youtubers, benvenuti in questo nuovo episodio di Injustice Gods Among Us. Wonder Woman purtroppo verso Raven. Perché purtroppo Wonder Woman? Perché non mi torna bene mai questa tizia. Mai mi torna bene e probabilmente mai mi tornerà, ma comunque chi se ne... Dai, cominciamo ragazzi. Sì, bene, non mi ricordo manco più le combo. Occhio. Vai. Oh, bene, bene, bene. Vabbè, a parte il fatto che Raven, comunque già la conosciamo Raven, no? Noi la per sicurezza, sì, già la conosciamo. E da un po', ragazzi, siccome che non faccio epidori su Inja, potevo... L'ho colpita comunque. Non ci credo, l'ho colpita comunque. Non me l'aspettavo, ragazzi, eh. Aia. No, ve la faccio vedere la sua super... No, volevo farvela vedere perché non l'avete mai vista, mi pare, no? Ah, mi spiace, ragazzi, scusate. Vabbè, stendiamola. Vai così, perfetto. Oh, come sta la sexy strega dai capelli rossi? No, dai capelli, dalla pelle rossa. Come sta, la pelle rossa? Lei è una pelle rossa, altro che tutta cosa. Vabbè, ma tutto del tutto a parte. E il ritardo del tutto a parte, che nemmeno un maniaco sessuale sarebbe in grado di fare. Volevo fartela io sta mossa. Volevo fartela io sta mossa, però. Vabbè, pazienza, pazienza, non importa. Sì, Wonder Woman, la schiena, Wonder Woman la schiena. Ma non fa niente, le tette hanno parlato tranquillamente l'ultimo pezzo. Meniamola, perfetto. Oh cara, me lo fate vedere il peso. Guarda, guarda, datevi. Oh, ve lo faccio soltanto vedere che ci sono dei barili, vedi, esplosivi. Perché ci sono sempre i barili esplosivi nei videogiochi secondo te, Raven? Vabbè, non te lo chiedo più perché vedo che ti incazzi. Quindi sai che faccio? Io ti ammazzo. Perfetto, vieni, vedi, c'è un altro. Perfetto. Oh cara, ma non ti finisco così. Non ti finisco così, bitch. Ma aspettate, ve l'ho fatta vedere la finisher di Wonder Woman? Non mi pare, non mi pare. Devo rimediare. Don't count on your father's return, Raven. Fatti, de. Anche perché tuo padre è un antipatico pezzo di merda, quindi proprio non è il caso. Cast off within the hour. Take that to the Athena. Sloop 51. After drop-off, meet at the South Pier. Mora's team needs help with an intership weapons transfer. Move! Diana! Your army will stand down. They will not abet Superman's madness. You hold no sway here, pretender. I am in command. You stain Amazon honor. We are to temper man's aggression, not enable it. After Metropolis, Superman showed me the truth. Man's aggression cannot be tempered, only quelled. Slaughter the innocent? As Zeus fooled Hippolyta, Superman beguiles you. Your world's Amazons must be weak-willed if you are their queen. Yeah, non dovevi dirlo. Oh, perfetto, abbiamo la regina delle Amazzoni. Regina, quindi mi devo essere un perso. La mamma... Mi devo essere un perso, certo, ovviamente. Mi devo essere perso un pezzo. La mamma di Athena deve essere... sì, la mamma... Oh, porca bacia, faccio! La mamma di Wonder Woman deve essere morta, probabilmente. Infatti. E quindi lei è diventata la regina. Save the lives of friend and foe. That is our way. You lecture me on the meaning of being Amazon? I don't seek to lecture. I seek to depose. Molto meglio, molto meglio. Dunque, ragazzi, qui è Wonder Woman versus Wonder Woman. Qui non possiamo dire niente perché sappiamo già tutto su Wonder Woman e anche su Wonder Woman, perché sappiamo tutti che c'è una grandissima differenza fra Wonder Woman e Wonder Woman, no? Ovviamente. Intanto la principale differenza è che io preferisco innegabilmente, e in una scala da 1 a 10 a lei le do un 10, all'altra le do un 8, quella a destra, perché evidentemente, come potete notare, c'è un'armatura molto migliore di quella di Wonder Woman. Intanto perché quella di Wonder Woman è fatta, penso, di seta, mentre invece quella della Wonder Woman cattiva è fatta essenzialmente di metallo. Poi lascia scoperti i punti giusti. E anche queste sono cose da favorire in un costume di una supereroina. Voglio dire, scusate, vorreste veramente vedere andare a giro Killer Frost con una tuta stile Batman Forever, se non sbaglio, quello dove c'era anche Schwarzenegger, mi pare fosse Batman Forever, sì, dove ci sono tutti gli scagnozzi del... di Mr. Freeze, tutti ultra coperti. Vorreste vedere Killer Frost andare a giro tutta coperta perché è la regina del ghiaccio? Non penso. Vorreste vederla andare a giro vestita così, Poi vabbè, questa armatura qui, è vero, scoprirà un po' di debolezza sulle cosce, però vabbè, non è niente, vero?
Sì, sento Hercules che mi sta mandando a quel paese da secoli e secoli di distanza. Quindi è il caso di chiudere il video qui, ragazzi. Ovviamente avrei chiuso qui il video. Quindi mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Injustice, Gods Among Us. Ok, ragazzi, vi voglio bene. Ciao!